da Melendugno, in meno di 10 km, raggiungo Carpignano. Siamo nella provincia di Lecce. Si tratta di un centro agricolo, molto apprezzato anche dai turisti, grazie alla vicinanza allo splendido litorale che abbiamo appena visto. Su una piccola macchina elettrica attraversiamo il centro, fatto di un'infinità di vicoli stretti. Qui si trova una delle più importanti testimonianze che si possono trovare nell'Italia meridionale dell'arte rupestre del periodo bizantino. Si tratta della cripta di Santa Cristina, conosciuta anche come Chiesa della Madonna delle Grazie. Mi faccio accompagnare da Roberto De Rinaldis, presidente dell'Associazione Culturale Nea Carpiniana. Roberto mi spiega come l'importanza di questo luogo sia dovuta soprattutto a queste iscrizioni che riportano il nome del pittore dell'affresco, in questo caso Teo Filatto, e del suo committente, il presbitero Leone e la moglie Crisolea. Preziosa anche la data esatta della sua realizzazione, maggio del 1959. Questo però non è l'unico tesoro di Carpignano, ce n'è un altro che si trova proprio sotto il paese. Adesso vi ho portato all'interno dell'antica cassaforte del paese. Perché la chiamo cassaforte? Perché questo è un frantoio ipogeo che è stato utilizzato fino circa alla metà dell'Ottocento. Qui si produceva l'olio lampante, che era un vero e proprio tesoro, così prezioso che le persone che lavoravano qui non potevano uscire da novembre a marzo. Per quale motivo? Perché c'era la paura che potessero portarsi via delle olive preziose. Tesoro non soltanto per quello che rappresentava, ma anche per la bellezza che ci mostra oggi e la storia che ci mostra oggi. Che cos'è poi alla fin fine l'olio lampante? Lo sappiamo, noi tutti siamo abituati a sentir parlare di olio oppure di olio extravergine d'oliva. Invece in quegli anni, fino, mi ripeto, alla metà dell'Ottocento circa, con l'avvento dell'illuminazione, veniva utilizzato per illuminare le strade, le chiese. Addirittura si racconta che da Gallipoli partissero dei bastimenti pieni di olio lampante e dovevano dirigersi fino a Londra o addirittura portare l'olio a Mosca. Per quale motivo? Perché a Londra serviva per illuminare le strade e a Mosca tutte le chiese. Vediamo adesso come funzionava questo frantoio. Beh, innanzitutto dobbiamo pensare che i frantoi erano sottoterra per mantenere costante temperatura e umidità. Le persone poi, come vi ho già detto, non potevano uscire, ma non soltanto, erano anche controllate, perché poteva capitare che magari per qualche necessità qualcuno, qualche lavoratore dovesse uscire da queste scale. Quindi c'era questo ingresso dove probabilmente si trovavano quelli che io oggi chiamerei controllori, che non perdevano mai d'occhio le persone che lavoravano, con la paura che qualcuno potesse portarsi via anche una minima quantità di questo tesoro, che era l'olio. Se uscivano dovevano avere alla caviglia un campanellino, dovevano sempre essere tenuti sott'occhio. Le olive venivano poi conservate all'interno di queste cavità dove fermentavano e c'erano dei buchi nel soffitto dai quali venivano fatte cadere giù. In quelle cavità invece lì davanti dormivano le persone. Poi, come vi ho detto, a metà dell'Ottocento
arriva l'elettricità, non serve più l'olio lampante e quindi qui si deve cambiare, si deve passare a una produzione di olio d'oliva per la tavola o comunque, ancor meglio, olio extravergine d'oliva. Ecco perché da sempre, quando parliamo di piante d'olivo, quando parliamo di olio, c'è questo stretto collegamento con il Salento e con la sua gente. Gente che ha passato secoli e secoli di storia accanto a queste piante meravigliose che sono il simbolo stesso della vita. Vi sto raccontando questo perché tutti sappiamo che cosa sta succedendo da qualche anno in Salento. Gli ulivi secolari sono stati attaccati dalla xylella. Secondo me se ne è parlato troppo poco perché continuano a morire. Le persone continuano a disperarsi di fronte a questa malattia che sembra non aver niente e nessuno che la può fermare. Però noi adesso tentiamo di capirne qualcosa di più, perché è giusto conoscere la storia di questa terra, una storia che non è soltanto legata a queste rocce, alle case, alle persone, ma è legata anche alle piante.